Hello there! Oggi nuovo speed build e questa volta si tratta di un'altra spiaggia ed è la spiaggia di Sulani vicino al bar, quindi all'interno della parte più di città, e ho deciso di fare sì una spiaggia, però di renderla anche con un molo. Qui vedete che questa è la spiaggia che aveva creato The Sims, c'era già il molo, infatti sono stata ispirata da quello, però come vedete l'ho cancellato e ora ne sto creando un altro. Vabbè, la forma è simile perché i moli più o meno sono così, però mi piaceva di più da questo lato e mi piace molto quest'idea di avere il molo sul mare, poi vedrete come lo decoro, come lo attrezzo. E la prima cosa che ho fatto, se avete visto subito all'inizio del video mentre parlavo, era il cambiare bagni pubblici, e anche in questo caso ho utilizzato dei bagni pubblici già esistenti, diciamo non li ho creati io, ma è proprio quella casettina che vedete là in fondo che permette di andare in bagno senza vedere all'interno gli effettivi bagni, però alla fine è la cosa più realistica in una spiaggia. E adesso sto mettendo la recinzione di legno sul molo. Il molo è molto... cioè ho deciso comunque di mantenere una cosa di legno che sia come il resto dell'isola, quindi non vedrete nulla di moderno in quest'isola. Tra l'altro adesso sto facendo delle modifiche qui alla fine del molo, ovviamente ho messo una scaletta per poter scendere nel mare, e intanto volevo anche dirvi che molti di voi mi hanno detto che sì, sta piacendo molto questa serie sull'espansione vita sull'isola, ma che magari per l'autunno in tanti vorreste qualcosa legato più a un'espansione, comunque una storia più autunnale. E non preoccupatevi, perché con l'inizio di settembre e con il back to school sicuramente creerò una nuova serie più incentrata appunto sull'atmosfera autunnale. Purtroppo non esiste con The Sims 4 un'espansione che possa portare i Sims a scuola o all'università, quindi purtroppo per ora non ci potrà essere qualcosa legato alla scuola, però comunque ho tante idee. Tra l'altro il 10 settembre uscirà la nuova espansione di The Sims e si tratta di un'espansione sulla magia. Quindi fatemi sapere se siete interessati e curiosi di vederla. Se andate sul canale ufficiale di The Sims qui su YouTube potete vedere il trailer appunto della nuova espansione, che in inglese si chiama Realm of Magic, non so in italiano come si chiamerà. In ogni caso guardatelo, così magari poi nei commenti mi fate sapere se vi interessa magari una serie sulla magia. E intanto, nel mentre che parlavo, come vedete sto attrezzando la spiaggia, questa parte un pochino più da spiaggia e meno da molo. So che ci sono già altre spiagge nell'isola dove si può andare a prendere il sole, però mi sembrava un po' sprecata, diciamo, la spiaggia senza almeno qualche sdraio, e alla fine non ho messo tante postazioni. Come vedete le uniche due sdraio sono queste qui sotto questo... non è neanche un ombrellone, però mi piace tantissimo, e ho messo come sempre il frigo portatile e uno zaino, vabbè. E poi come vedete ci sono le altre salviette invece appoggiate sulla sabbia, e ora sto già iniziando un po' anche a pensare alla natura. Lo sapete che io adoro creare tutta questa parte di cespugli e alberi per renderlo più realistico, e quindi mi diverto un sacco a fare queste cose, ve lo giuro. E poi questa palma che scende è bellissima, così storta, è super realistica, mi piace davvero tanto. Ah, e lì appunto mentre parlavo ho messo anche sul lato destro, ok, ho messo anche un'altalena sempre fatta di legno, e la possono utilizzare anche gli adulti, non è per i bambini, ed è molto carina. Tra l'altro nell'ultimo gameplay che è uscito prima di questo speed build ho proprio utilizzato quell'altalena con Marea e con Billy, che è il suo nuovo non si sa se amore o no. E adesso qui alla fine del molo sto mettendo proprio l'attrezzatura classica, cioè dal molo si può, ho pensato, come affittare un giro in barca, una barca, poi vedete metto anche questi che sono tipo, come si chiamano? Le moto d'acqua, così proprio come di solito succede spesso sui moli o comunque sulle spiagge più attrezzate, che si può appunto affittare una moto d'acqua, una barca. E volevo anche mettere assolutamente, infatti adesso sto spostando le salviette
per mettere questo falò, che è dell'espansione sempre vita sull'isola. Lo volevo mettere assolutamente per creare un'atmosfera anche serale, e ho pensato che magari i sim, quando vogliono passare una serata sulla spiaggia col falò, possano venire qui. Quindi ci sono veramente tanti elementi su questa spiaggia, tanti elementi diversi che possono essere sfruttati per un appuntamento, un'uscita con gli amici. E ora arrivano le mie fantastiche lanterne barra luci. Questa volta, a differenza del ristorante che ho già fatto, invece di mettere le lanterne sto mettendo queste luci che sono sempre dell'espansione vita. No, allora, queste qui sono dell'espansione vita in città, quella proprio della città, e invece quelle che avevo messo nel ristorante erano con l'espansione stagioni, quindi sono diverse. E ora sto vedendo un po' come posizionarle, perché purtroppo la cosa, diciamo, negativa di queste luci è che hanno una lunghezza fissa, quindi dovete azzeccare le dimensioni del posto dove volete metterle. Però alla fine di questo colore qui, appunto bianco, mi piacciono molto per la sera. E ora sto aggiungendo, già che ci sono, le varie luci anche sul molo, intorno, nella vegetazione, per rendere la cosa carina anche di sera. E adesso appunto sto mettendo anche queste lanterne, fiaccole, che praticamente metto ovunque, sia nelle case che nei lotti. Mi piacciono tantissimo qui sull'isola di Sulani, sono veramente belle. E ovviamente si continua anche con i cespugli, con gli alberelli e tutto quanto. Tra l'altro mi sono sempre chiesta, e volevo chiedervelo, se voi che guardate i video della serie di The Sims avete anche il gioco The Sims, perché in tante mi commentano, leggendo i vostri commenti, tante sembrano che abbiano effettivamente il gioco, ma tante altre invece sembra che appunto si divertano magari a vederlo, però che non ce l'abbiano. Quindi fatemi sapere com'è. Io per esempio ho sempre guardato i video, ma ho anche sempre giocato. Tra l'altro io ci giocavo anche da piccolissima, quando c'era The Sims 2, The Sims 3 e non esisteva praticamente YouTube, ma mi trovavo alle elementari con le mie amiche a giocare. C'era una mia amica che ce l'aveva e andavamo tutte a casa sua a giocarci. Faceva troppo ridere, che ridere se ci penso ora. Comunque, qui sulla parte finale del molo sto di nuovo attrezzando come se fosse, appunto, per esempio da quel lato lì dove ci sono le moto d'acqua, ho messo quel cartello come se fosse appunto qui potete affittare, venite, anche se in realtà nel gioco non si può fare. E dall'altro lato ho messo delle panchine e quel, oddio come si chiama adesso, non mi viene in mente, è il timone? Spero di sì, ne ho messi due, come se appunto ci fosse anche una sorta di scultura, qualcosa di storico, mi immagino che fosse un piccolo monumento. E anche un fantastico tavolino con le panchine, sempre per, non so, fare un picnic, mangiare sul molo. Ovviamente non c'è nessun ristorante o bar, quindi bisogna portarselo da casa, però è molto bello perché si può effettivamente cucinare e poi impacchettare come pranzo al sacco quello che si è cucinato, quindi si può venire qui a fare un fantastico picnic. E in mezzo ho messo delle candele, proprio per rendere più realistico il fatto che magari non c'è un abat-jour all'interno, cioè sopra un tavolo in mezzo al molo. E ora sto aggiungendo tutte queste macchie di sporco barra bagnato, perché effettivamente il molo è di legno, quindi secondo me era molto realistico fare queste macchie di umido di un molo comunque utilizzato da tempo, che ho trovato nell'espansione di Strangerville, che è un'altra espansione che ho scaricato da poco, e ci sono quelle macchie lì. Ho aggiunto anche come ultima cosa l'insegna con il surf della spiaggia, come a volerla identificare, come se fosse un cartello. E ora sto facendo l'ultima cosa, l'ultimo step che faccio sempre, che è quello di aggiungere varie colorazioni diverse del terreno. Per esempio con questo colore più scuro sto rendendo come se fosse la sabbia più bagnata, per esempio sotto le altalene la sabbia ovviamente è sempre calpestata, quindi ha un colore diverso, e quindi pian piano lo sto facendo ovunque, anche qui in bagno. Ora lo vedete più da vicino il bagno, che vi dicevo, appunto, come vedete è un oggetto a sé che trovate nell'area costruisci, e quindi non ho dovuto fare niente. Oddio, mi sa che ho sbattuto contro il microfono, spero di non avervi storditi. Comunque questo è
Adesso sto finendo il terreno e io intanto spero tantissimo che anche questo fantastico speed build vi sia piaciuto. Preparatevi per le ultime puntate dedicate alla vita sull'isola e poi preparatevi anche a una nuova serie super autunnale. Anzi, lasciatemi anche nei commenti se avete già delle idee, che io leggo sempre tutto. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!